Su di sci anche in Riviera, per preparare le sue gare di fondo ai prossimi mondiali delle specialità nordiche, Elisa Brocard, nazionale con un oro, due bronzi e due argenti ai campionati italiani e nella squadra azzurra anche alle Olimpiadi invernali di Vancouver e a due campionati mondiali, sale sugli ski roll a Lavagna e dalla scalata alle rampe panoramiche tra il mare e gli ulivi fino a Santa Giulia. Il suo stage di allenamento, premier assoluta di 3 giorni per Lavagna e la campionessa del fondo, apre scenari nuovi per promuovere il turismo accogliendo sul mare anche prove di appassionati degli sport di montagna e grandi atleti della neve. Su questo puntiamo per portare delle persone che normalmente vivono le loro attività sulle montagne, portarle a fare la preparazione qui da noi, perché abbiamo un territorio splendido e opportunità anche di fare un allenamento sportivo intenso, perché abbiamo delle belle salite e un bel territorio. Le prove di Elisa Brocard sugli sci a rotelle, ipertecnologici e leggerissimi, fanno sperimentare a Lavagna, d'intesa tra Comune e Proloco, un nuovo modo di coniugare turismo, sport e ambiente per tutto l'anno. A Lavagna abbiamo percorsi nella collina, sicuramente utilizzabili sia per lo sci di fondo che per altre attività, mountain bike, ciclismo, e abbiamo un impianto sportivo, un insieme di impianti sportivi, quelli del Parco Tiguglio, che si prestano ad essere utilizzati sotto molti punti di vista. Questo mini stage di Elisa Brocard, l'azzurra di sci di fondo che si sta sviluppando sul nostro territorio, è una prima iniziativa rivolta alla promozione del turismo sportivo nella nostra area, alla valorizzazione anche delle risorse ambientali e naturalistiche del territorio, rivolte appunto a chi ha intenzione di fare sport all'aria aperta. E l'idea di Lavagna come nuovo polo sul mare, anche per le prove dei campioni della neve, piace molto al procuratore dell'atleta azzurra. Il periodo qui lo abbiamo scelto perché a ridosso della Coppa del Mondo ci serviva un ambiente di questo tipo che coniuga sport e relax, e in più con l'amministrazione comunale, con la Proloco di Lavagna, stiamo anche provando a mettere in piedi un progetto di natura promozionale che permetta di far conoscere tutto questo territorio all'interno del Circo Bianco. Per Elisa Brocard, specialista delle gare di sprint, che seleziona su un circuito 30 partecipanti per le batterie e poi le fa sfidare a eliminazione sino alla finale, 15 km in due manche, una in tecnica classica, l'altra in pattinaggio con ski roll diversi, sui versanti che salgono a Santa Giulia. A Lavagna l'azzurra è andata benissimo, ma come ha trovato il percorso? Questo percorso interessante, impegnativo, mi è piaciuto molto, ho potuto provare 2 salite, entrambe molto tecniche, impegnative. Diciamo che mi sono allenata molto bene, la zona la conoscevo già in passato, però oggi ho potuto ammirare ancora di più queste belle zone della Liguria. L'Italia gioca in casa ai prossimi mondiali invernali in Val di Fiemme dal 20 febbraio al 3 marzo 2013. Elisa Brocard ci sarà con grandi speranze. Mi aspetto di fare bene, di fare un risultato importante. Sarebbe già bello entrare nelle 15, ad esempio in una gara sprint, che è la mia gara, oppure in una 10 km in pattinaggio.